Sono ed esclusivamente due vini, un rosso che assaggerete dopo, che questo ovviamente è solo Sangiovese in purezza, e questo rosato che ho fatto per la prima volta lo scorso anno, infatti è un 2020. Che cos'è questo rosato? È un rosato di Salasso, alla vecchia moda pugliese con la quale sono nati i rosati in Italia, quindi non è altro che la base mosto che poi diventerà rosso, trattata come un vino bianco. E il Sangiovese è un vitigno e ha una pellicola con degli antociani che vengono subito ceduti, quindi quando vedete dei Sangiovesi in bianco è impossibile. Quindi il Sangiovese cede rapidamente colore e quindi se uno si ferma e estrae rapidamente il mosto ottiene questo tipo di colore. Ora, che altro da dirvi? Come lo sentirete non è un rosatello leggero, no, è un vero rosato da uva rossa, quindi è impegnativo anche come profumi, come sapore e come bocca. E non lo so, ne faccio soltanto 1000-1500 bottiglie, per cui così non faccio troppi danni, no? Quindi mi sono limitato nella dose, nel saturare la sala. Ecco, è un vino davvero abbastanza freddo perché chiaramente ha una gradazione alcolica importante e quindi il freddo un po', diciamo, contempera questo. Non fa malolattica, quindi c'ha tutta l'acidità possibile per esprimere la sua freschezza e per equilibrare l'alcol. Io non avrei altro da dire, lascerei invece la parte degustativa e sensitiva al nostro grande Andrea, che ha avuto stasera la bontà di invitarci e di renderci partecipi di questa esperienza con voi. Grazie. Registrazione sensitiva in vantaggio, sensitiva, proverò a vedere se riesco a sentire qualcosa. No, di sicuro i rosé da Salasso stanno sparendo anche dal Chianti Classico, perché oggi vanno di moda molto, molto meno colorati, molto più in teoria anche con poco sapore, perché in Francia il modello provenzale non sanno assolutamente niente. Da noi non riusciamo proprio a non farli senza sapere di niente e quindi qualche sapore ci va a finire. Questo per chi è abituato a bere magari provenzale può essere un po' sgarbato e oltretutto non finisce dolce perché non c'ha il residuo zuccherino che invece spesso viene messo. E è però fatto, si sente che l'uva iniziale è comunque un'uva di grande qualità. A livello di profumi sentite le classiche note di rosa, ma direi anche le note un po' del Sangiovese, cioè la viola, la rosa. Un tocco appena accennato di tabacco, il pepe bianco, ci sono dei profumi a parte fragola e altre sensazioni magari più normali e a me piace particolarmente in bocca perché in bocca invece viene fuori questa salinità, questa sattilità particolare che qui invece richiama un po' i rosa che piacciono, questo fatto che non essere troppo fruttati, troppo floreali permette alla questa salinità, quella sensazione un po' iodata di venire fuori e qui il finale poi c'è questo arancio rosso, in realtà è quasi un po' permoroso più che un arancio rosso, ma che lo va a chiudere, lo va a finire con questa nota leggermente amarognola che è molto importante per l'abbinamento. Spero sia andato bene l'abbinamento, mi sa anche con la spicchi e salame ci sarebbe stato bene, voi potete fare la prova ora che arriva anche la minestra. Buon proseguimento.